Gli attuali ruderi del convento Santa Maria di Gesù sono stati qualche anno fa ritrovati sul viale Giostra a Messina. Sono quello che resta della chiesa dei frati carmelitani, edificata nel 1166 e primo monastero dell'ordine in Europa. Degli storici dicono che qui si trova anche la tomba di Antonello, ma si devono fare degli approfondimenti con delle tecnologie particolari e ci vogliono maggiori fondi. Una scoperta del genere lancerebbe il luogo dal punto di vista turistico. Vediamo come i volontari dell'associazione che si occupano del sito vogliono risolvere la questione. Sentiamo l'intervista a Pietro Giacopello. Se il sito venisse portato alla luce, cosa che noi abbiamo fatto per mano di due archeologi, l'archeologo e architetto Filippo Imbesi e il geologo Sebastiano Monaco, che nei mesi di luglio di quest'anno sono venuti al sito e con delle ricerche ben mirate, tomografia elettrica computerizzata, la ricerca sul campo per quanto riguarda la conoscenza del sito, e noi siamo riusciti a vedere attraverso queste immagini scientifiche, documentali, inattendibili, e nessuno può più dire che non è vero che non facciamo indagini scientifiche. Sono altamente scientifiche e da queste indagini abbiamo dimostrato, si vede, abbiamo fatto una conferenza stampa nel mese il 24 gennaio, in cui abbiamo fatto vedere che queste indagini hanno portato alla luce della chiesa del 1400. Se possiamo più in là andare oltre, cosa che abbiamo già avvisato sia la sovrintendenza che la Curia di Messina, che detiene, diciamo, la proprietà del sito, noi potremmo portare avanti questa nostra scoperta e chissà che, trovare anche quello che noi desideriamo, la tomba di Antonello da Messina. Io e tutti gli altri volontari e studiosi crediamo che quello è il sito di Antonello da Messina, perché inoppugnabilmente Antonello, nel suo testamento, indica come luogo di sepoltura la chiesa di Santa Maria di Gesù, anche se nell'atto documentale viene messo l'aggettivo superiore, ma non ce n'è di bisogno. Lo stesso Antonello, in un suo quadro, La Crocifissione di Sibiu, ci fa vedere nella parte bassa a destra la piccola chiesetta della chiesa di Santa Maria di Gesù superiore. È come se fosse un testamento vero e proprio che viene lasciato ai posteri, cioè la chiesa dove Antonello stesso chiede di essere seppellito. Non può essere una chiesa ricca, come tutti pensavano, la chiesa di Santa Maria di Gesù inferiore, che nel 1463 ancora non era stata definita la costruzione, ma solamente questa, perché quella è una chiesa osservante, cioè Antonello ha fatto della sua vita da minore osservante. Lui era un francescano minore osservante, terziario. Lui in quella chiesa, praticamente una chiesa umile, semplice, distava 2 miglia fuori dalla città di Messina, lui dice di essere seppellito lì e ce lo indica direttamente nel suo stesso quadro.